Si sta bene a Madrid. Avremmo dovuto fare la pace prima con Isabella II. Hai tanta voglia di scherzare? Scusate. Sei sicuro che la troveremo? Beh, quando esce con la carrozzina è sempre la sua passeggiata preferita. Ines, la cameriera, è ormai dalla parte nostra. Non avrà fatto capire niente a lui, a Smooker. Lo escludo, non le conviene. E poi che può aver capito anche lei? Che un uomo di cui non conosce il nome sta facendo di tutto per parlare alla sua padrona senza riuscirci. Il secondo biglietto me l'ha rimandato senza aprirlo. Se lei ha deciso di non incontrarvi... Ha paura. Sa che rivedendomi farebbe quello che voglio io. Quando parlate così ho paura anch'io. Un conto è togliervi il capriccio e ripartire. Non è un capriccio. E speravo che tu ormai fossi in grado di capirlo. Magnani è imbarazzatissimo. Lui deve solo far finta di non capire. E se è un buon diplomatico? Sì, ma questo benedetto pranzo in onore vostro deve darlo. Voi siete qui in incognito, per modo di dire. E come può non invitare Andrea Smooker e sua moglie? Meglio, la rivedrò comunque. Se lei verrà. Suo marito potrebbe imporglielo. Per salvarsi posto e carriera? No, perché lei gli provi che voi siete ormai un estraneo. Io non lo sarò mai per Emma, né lei per me. Fermati all'albero. Aspettami qui. Non puoi portarmela via. Voglio almeno conoscerla. È mia figlia. Non lo saprà mai. Davvero? E allora perché l'hai chiamata col mio nome? Hai rischiato troppo trattandomi come un pitocco che elemosina alla tua porta. Ma forse il cuore ti si è fatto meno tenero. Volevi che affrontassi tuo marito? No, mai. E allora? Più mi sfuggi, più mi provochi. Credevo che la persecuzione fosse finita. Non può finire. E io ne soffro quanto te. Siediti, dobbiamo parlare. Siediti! Mi assomiglia davvero. E un giorno, che tu lo voglia o no, sarà il mio ritratto. Qualunque cosa accada, non potrai fare a meno di pensare a me, a quello che siamo stati l'uno per l'altro. Quello che siamo l'uno per l'altro. Dovrei mentirti. Dirti che sono venuto qui solo per conoscere mia figlia. Non dirmi che i tuoi sentimenti sono mutati, né per me né tantomeno per tuo marito. E se io ti ho permesso di sposarlo... Ma questa è la tua lealtà. Dimentichi tutto, io dovrei fare altrettanto. Correre da te solo perché mi desideri. Solo perché ti desidero? Sì, per riavermi. Per provare anche a te stesso che sono una cosa tua. Che tu abbandoni e riprendi quando ne hai voglia. Ne sei convinta? Sì. Sono lo stesso bruto egoista di allora. E tu la vittima. Ma adesso ho imparato a difendermi. E se io invece fossi venuto a dirti che sono pronto a rinunciare a tutto per te? Io abdicherò. E tu chiederai l'annullamento del tuo assurdo matrimonio. Partiremo subito insieme e ce ne andremo lassù a Brodick, in Scozia.
dove tu potrai di nuovo illuderti che il mondo è una cosa pulita. Sono le tue parole. Ricordi. E io potrò dimenticare gli inganni, i tradimenti, le calunnie, le ambizioni meschine, l'odio ingiusto che mi hanno sempre perseguitato. Non mi credi? Ti basta una parola. Informeremo al più presto tuo marito. E Magnani, perché comunichi le mie decisioni a Parma. Non sei contenta? Soddisfatta, felice. Hai vinto. Ti sei vendicata. Sei tu che decidi adesso della nostra vita. Non dirmi che il tempo della passione è passato. Io ti sto provando il contrario. È quello che leggo nei tuoi occhi. No, lasciami. Hai ragione. Io non voglio più sbagliare. Tu obbedisci solo a te stessa. Mi ami. Negalo se puoi. Mi ami. Io non ti appartengo più, Carlo. Appartieni forse a tuo marito? A me stessa. E voglio conservare il rispetto per me stessa. E per l'uomo che ho sposato. No, 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 ho capito perché mi parli così. Tu vuoi sacrificarti per salvarmi. Per impedirmi di abdicare. Ti sbagli. Io sono ora la moglie di Andrea. E questo voglio essere. E rimanere. Sei davvero sua moglie? Emma. Non tornerò indietro. Emma! Puoi anche uccidermi, ma non cambierò idea. Torniamo subito a Parma. Avverti Magnani. Vai! Il silenzio ci ha già fatto troppo male. Cercavo di risparmiarti. Fin da quando mi hai nascosto la sua presenza a Madrid? Mi illudevo che tu la ignorassi. Se tu avessi avuto fiducia in me, ne avresti parlato subito. Non credevo che saremmo arrivati così presto al momento di accusarci e difenderci. Ma è colpa tua. Lui era il pericolo e noi ci saremmo difesi insieme. Tu hai creduto magari che io lo aspettassi. Emma. Dobbiamo fingere. Anche adesso. Ma siamo sempre stati sinceri. Anche a costo di torturarci. Come hai saputo? Ines era fuori. E uno sconosciuto ha portato un biglietto. Non sapevo che fosse suo, l'ho aperto. E l'ho strappato. Io ho richiuso la porta in faccia a quell'uomo perché non tornasse. Ma è tornato. Due volte. Ma avevo avvertito Ines e gli altri biglietti sono stati respinti senza aprirli. Ma nel primo? Che cosa ti chiedeva? Ah sì, il pretesto era facile. Conoscere sua figlia. Non l'ha neppure nominata. Dovrei trovare la forza di ammazzarlo come un cane. Anche tu. Sono in tanti che vogliono farlo. E un giorno o l'altro, forse ci riusciranno. Ma non t'accorgi di quanto gli sei ancora vicina? Sei dalla parte sua. Sei ancora e sempre una cosa sua.
Gli è bastato chiamarti e solo per un miracolo tu hai trovato la forza di non correre nel suo letto. Proprio mentre stavo per cadere nel tuo. Ti ringrazio di avermi parlato così. Abbiamo evitato l'ultimo errore. L'ultima finzione, vuoi dire? Abbiamo finto ritenendoci due esseri superiori. Non lo siamo, Andrea. Io l'angelo da salvare. E tu il protettore comprensivo e generoso, che si sacrifica, sperando. Ti prego. Io l'ho incontrato. Tu? Sì, oggi. Durante la passeggiata con la bambina. Me lo sono visto davanti, così, all'improvviso. Emma. Questa è la verità. Pur di riavermi, abdicherebbe perfino. E gli hai creduto? Avrei potuto metterlo alla prova. Tu gli hai dato una prova. Una prova del tuo amore per salvarlo da una pazzia. Esiste solo lui per te. E così sarà sempre. Anche se non vi incontraste mai più. E se tu volessi dimenticarlo, ci sarebbe sua figlia a impedirtelo. Io mi sono illuso di affezionarmi a lei. Ma adesso Dio mi perdoni. Temo che un giorno la odierei addirittura. Ecco. Abbiamo rinunciato a fingere. E che cosa ci resta? La disperazione. Un ultimo favore da chiederti. Evitiamo ogni pettegolezzo. Io torno per qualche tempo a Firenze con la bambina, perché mio padre è rimasto solo e ha bisogno di me. Ti scriverò regolarmente. Questa spiegazione sarà accettata. E poi ti farai trasferire in un'altra sede, dove io non ti raggiungerò. Ma nessuno ne chiederà il perché. D'accordo. Emma. No, Andrea. Non diciamo più niente. In questo momento dobbiamo ricordarlo senza vergognarci di noi stessi. Attaccare per prima. No, attacca nel momento più opportuno della battaglia. E se riesce a farlo di sorpresa, ottiene l'effetto maggiore. Vedi? Io la tengo qui all'ala, in riserva mobile. Aspetto che la fanteria abbia impegnato totalmente il nemico e all'improvviso... Caricate! E adesso ti farò una domanda difficile. Per accertare a che punto siamo con le nostre lezioni di arte militare. Se la tua risposta è giusta, sei promosso da alfiere a tenente dei dragoni. A capitano. A capitano. Ma rifletti prima di rispondere, eh? Qual è la cosa essenziale che un comandante di cavalleria deve valutare prima di caricare? Il terreno, papà. Il terreno che lo separa dal nemico. Sei promosso sul campo. A capitano. A capitano. Se va in guerra, papà, anche tu sarai promosso sul campo. Lo spero, ragazzo mio. Perché il duca di Parma saprà fare il suo dovere. E tu, come mio figlio e mio erede, sarai il primo ad esserne orgoglioso. E chi ti promuoverà? L'imperatore, Sua Maestà Francesco Giuseppe.
Le trombe squilleranno. Lui apparirà sul suo cavallo bianco. Che cosa c'è? Anche la mia è una lezione da non disturbare. Mi dispiace, una brutta notizia. Il capitano Cameli è in ospedale. Molto grave. Cameli? Una disgrazia. Il cavallo di un carro si è imbizzarrito e lui è stato investito mentre attraversava la strada. Una disgrazia? Ma se tutti sanno che è il mio amico più caro e più fedele! Io non ho dubbi. Hanno voluto colpire proprio te. Darti un gran dolore e farti capire che possono raggiungerti quando vogliono. Se tu non la smetti di sfidarli, di esasperarli un giorno o l'altro... Sfidare chi? Esasperare chi? Forse è gente che tu conosci meglio di me. Non vorrete negare che vi esponete troppo. Arrivano di continuo lettere di minacce. Il pericolo di un attentato incombe sempre di più. E nessuno potrà mai rimproverarmi di non averti messo in guardia giorno e notte fino alla nausea. Ti preoccupi come moglie o come futura reggente. Non stai per caso creandoti un alibi? Vieni, Roberto. No. Roberto viene con me all'ospedale. Ti auguro di incontrare un giorno un uomo leale e devoto come Cameli. Ti accorgerai che è un vero amico. Vengo dall'ospedale. Cameli. Non è più possibile continuare con lui così. Sei tu. Quando sei arrivata? Mezz'ora fa. Mi aspettavi? Andrea mi ha scritto della vostra rottura. Prevedibile, direi. Addirittura inevitabile. Una famiglia su certe basi... Papà... Lascia stare. Siediti. Non sono in vena di polemiche e tantomeno di tenerezze. Tu ignori tante cose. Credi? Forse so anche troppo e non ti farà piacere. La bambina? È di là, con la vecchia Teresa. Vuoi vederla? Dopo, semmai dopo. Dobbiamo parlare, noi due. Volevo sistemarmi con la bambina nella mia vecchia camera, ma non c'è più nemmeno il letto. L'ho regalato.
chi serviva? La camera della povera mamma è chiusa a chiave. Nessuno la riaprirà, stanne certa. Papà. No, non è per sottrarmi alla tortura del rimpianto, no. I ricordi amari, meglio cancellarli. Ti stupisce di sentirmi parlare così? Ragazza mia, questo è un colloquio decisivo e non ci saranno più equivoci in avvenire. Può darsi che io non fossi l'uomo giusto per tua madre, ma una moglie non ha bisogno di gettare il ridicolo sul marito quando ha voglia di tradirlo. Già, ho detto quando ha voglia e non quando si innamora. E non ha esitato a farlo nemmeno davanti a te, insegnandoti a beffarti di me e di ogni scrupolo. Non offenderla. Perché è morta? Dovrei perdonarle solo per questo? Ma se pensavi questo di lei, dovevi lasciarla. Quando due persone non possono più vivere insieme, si separano. E io sono qui a provartelo. Con gli occhi del nostro mondo addosso? Scandalo su scandalo! Io non ho avuto il coraggio di affrontarlo. E a tua madre faceva troppo comodo evitarlo. Io la rimpiangerò sempre. A me voleva bene. Ne sei tanto sicura? Mentre tu mi stai parlando come se non me ne volessi. Papà, se ti fossi preoccupato di più dei vostri rapporti, se tu fossi stato meno chiuso, meno egoista. Egoista io? Ma se anche in punto di morte lei non ha pensato che a se stessa, senza risparmiare nessuno, a incominciare da te. Eh già. Doveva confessare, mettersi in pace con la propria coscienza e con Dio. E così mi ha raccontato tutto. Di te, del vero padre della tua bambina e del tuo infelice matrimonio con un uomo che non meritavi e che non hai saputo apprezzare. Ma non basta. Mi ha rivelato qualcosa di terribile, irreparabile, che mi impedisce. Ti sei chiesta perché ti ho accolta in questo modo? Perché, papà? Non chiamarmi più così, ragazza mia. Tuo padre era un poco di buono, ucciso poi in un duello. Un uomo di cui farei bene a ignorare il nome. Sei ancora convinta che tua madre ti voleva bene? A suo modo, sì. Non ha pensato al male che ci avrebbe fatto. Voleva salvarsi. L'inferno fa terrore a chi ci crede. Perché tu non ci credi? Devo andarmene. Però. Sì. È meglio, sì. Tu sei Emma Smucker. Emma Bernaldi già non esisteva più. E poi questa situazione ambigua, incresciosa, che in un certo senso si ripete. Tua madre e te, te e la tua bambina. Mi ricorderesti in ogni minuto quello che voglio assolutamente dimenticare. Più tardi passerà il fattore di Vallombrosa col Calesse. Se vuoi, la sua famiglia ti ospiterà per qualche tempo. Sta tranquillo. Comunque non mi vedranno a Firenze. Ti sono grato. Emma.
lasciamoci come nemici. Dopotutto, per tanti anni, da parte di Andrea e la procura per riscuotere 10.000 sterline alla maggiorità di Carlotta. Lui ha rinunciato a tutto a favore della bambina. Peccato che tu non possa riscuotere prima, risolveresti tutti i tuoi problemi. Se Andrea non avesse dovuto spedire la procura, non mi avrebbe neppure scritto. Solo da te avrei saputo che vi siete lasciati. Da parte sua, nessuna spiegazione. E non una parola contro di te. Hai voluto spedirmi per la seconda volta alla procura per il lascito e io non te la rimanderò più indietro. Al di sopra della tua generosità, malgrado tutto umiliante, e del mio orgoglio fosse puerile e mal riposto, c'è l'avvenire della bambina. Un giorno, anche se quel giorno è molto lontano, lei non avrà bisogno di nessuno. Quando lei sorride nel sonno, ignara di tutto, io penso con angoscia che anche lei dovrà conoscere il male, il sudiciume del mondo. Che cosa mi chiederà? Che cosa potrò e dovrò dirle? Qui le donne della vecchia fattoria Vernaldi non mi lasciano andar via. Mi vogliono bene fin da piccola. Mi metterebbero solo che io tornassi a casa a Firenze, cosa che io non farò mai, dopo l'accoglienza ricevuta arrivando da Madrid. Credo di averti detto tutto e ti ringrazio ancora per Carlotta. Amichevolmente, Emma. Vi aspetto più tardi a palazzo. Era il migliore degli amici. Anche le mie più sincere. E anch'io non mi rassegnerò mai a questa perdita. L'amicizia mi legava al povero Enrico. Vi avrei chiesto udienza domani per ossequiarvi, prima del mio imminente rientro in sede. Ah, tornate a Madrid. Ho inoltrato al ministro Pallavicino la domanda di trasferimento del mio addetto Andrea Smucker. E il motivo? Forse a causa del clima, per la famiglia. Sua moglie è tornata in Italia con la bambina. Almeno così suppongo, perché lui chiaramente non ha voluto parlarmene. Non escluderei uno screzio grave o addirittura una separazione. Lei è una Vernaldi di Firenze. Sarà certo tornata a casa sua. Questo davvero non lo so, è probabile. E dove vorrebbe essere trasferito Smucker? A Napoli. E non ha chiarito il perché? No. E in ogni caso Pallavicino mi è sembrato molto dubbioso quando gliel'ho riferito. Sì, Altezza. Ritengo la destinazione di Andrea Smucker a Napoli del tutto inopportuna. Il mistero più o meno trasparente che avvolge
La sua nascita ha avuto origine proprio laggiù. E la sua presenza ravviverebbe ricordi e pettegolezzi, meglio evitare. E dove lo mandereste? A Torino. Ma non c'è alcun motivo per trasferirlo subito. Nemmeno per lui. Non me ne vorrete se mi comporterò da cortigiano intelligente che risponde anche alle domande che non gli vengono fatte. Dite pure tutto. Andrea Smucker e sua moglie si sono separati. Lei è tornata a Firenze, ma Bernaldi deve essersi rifiutato di tenersela in casa perché lei se n'è andata a vivere in una fattoria a Vallombrosa. Alpi, il mio collega presso il Granduca, ha tentato di saperne di più, ma Bernaldi ha chiuso subito il discorso con una frase banalmente retorica, ma inequivocabile. Non ho più figlia. E a questo punto ogni supposizione... Non mi interessa. Vorrei che Emma Bernaldi fosse lasciata in pace. Io mi sono impegnato a farlo. E mi dispiace soltanto di non poterla aiutare a raggiungere un minimo di serenità. Io ne sono convinto. Meglio così. E lo è anche la duchessa. Ah, trattate insieme i miei affari personali. Era un affare privato che non comprometteva solo la pace coniugale, ma anche quella del ducato. E la sua conclusione non poteva che rassicurare tutte le persone che vi sono affezionate e devote. Un sistema per aiutare la signora Smucker ci sarebbe, almeno dal punto di vista tranquillità domestica. Voi avevate chiesto al barone Ward di versare a Smucker le 10.000 sterline. Non chiesto, ordinato. Ma Ward non l'ha fatto. Eh? Gli ha accreditato un lascito alla maggiore età di Carlotta. Prima la madre non disporrà di un soldo, anche se Smucker generosamente le ha dato una procura per l'intera somma. Magnani l'ha saputo dal notaio della legazione. Ward, gli scriverò oggi stesso. Lui risponderà che non disponeva della somma, e magari è anche vero. Ma se vogliamo aiutare la signora Smucker... Certo, ci procureremo la somma e gliela verseremo. Ne parlerò con Soragna oggi stesso e insieme speriamo di riuscirci. Al più presto. Quando sarà il momento, dovrò convocare la signora Smucker. A meno che la sua presenza a Parma non vi sia sgradita. Nel caso manderò qualcuno a Vallombrosa. Può venire quando vuole. Io non intendo rivederla. Emma, cara, ma perché non mi hai avvertita? Sarei venuta a prenderti alla corriera. E il bagaglio? Sono scesa all'albergo della posta. Ah, sì. Come si sta facendo bella. Hanno proprio ragione le nostre vecchie quando dicono che una creatura fiorisce. Che la sboccia. Sì, l'aria della campagna le fa proprio bene laggiù a Vallombrosa. E come mai? Nella tua ultima lettera non accennavi nemmeno a questo viaggio. Sono stata chiamata. Da lui? Sarei venuta. Posso? Oh, ma certo, scusami. Ecco, adesso prima pensiamo alla bambina. Poi ci mangiamo un boccone in santa pace a noi. No. E poi ci facciamo tutte le nostre belle qua. Chiacchiere. Aspetta. Bella. Eccola qui. Ecco. Giù. No. Piccola. Avrei dovuto rivederti prima.
Qui a Parma non sarei mai tornata, lo sai. Se avessi avuto i mezzi per farti venire a Vallombrosa, quante volte ci ho pensato. Uno impazzisce se si tiene tutto dentro. Se non può confidarsi con qualcuno che ti capisca, che ti dia una mano. Dovevi chiedermelo. Avrei trovato la maniera di raggiungerti. Sì, ho pensato anche a questo, ma... Perdonami, io ho temuto che lui venisse informato del tuo viaggio e che ne approfittasse in qualche modo per riavvicinarsi a me. Da me non avrebbe saputo. Forse non sarebbe stato neppure possibile. È parecchio tempo che non mi cerca, che non viene più qui a sfogare i suoi malumori. Non lo si vede più nemmeno a Teatro Reale, né agli spettacoli né durante le prove, quando veniva a trovarci all'improvviso, come faceva sempre. La perdita di Camelli deve averlo colpito molto. Bacinetti è superficiale, spensierato. Non poteva prendere il posto dell'unico amico vero che lui aveva. Gli sei rimasta tu? Forse no. Lui sa che sono sempre stata dalla parte tua. E Andrea? Non mi hai quasi parlato di lui. Mi ha deluso. No, non guardarmi così. Quello che ha fatto per me è sovrumano e gliene sarò sempre grata. Ma ha commesso un errore imperdonabile. Quello di non crederti. Quello di non capire che il suo amore stava vincendo. Ma se è così... Troppo tardi. E non è colpa mia se siamo ritornati due strade. Proprio nel momento in cui gli stavo aprendo le braccia. Chi vuol bene sul serio può diventare nemico di se stesso. Lo so. E non avrei dubbi sull'amore di Andrea. Anche quest'ultima prova, di rinunciare a tutto a favore di tua figlia. Non dovevo accettare. E come potevi? Non c'è femmina al mondo che non lotti per l'esistenza della sua creatura. Hai sacrificato il tuo orgoglio per difendere l'avvenire della tua bambina? Bene, ma ora devi difenderti contro lei stessa. Puoi condannarti o salvarti, e dipende solo da te. Tu hai detto addio a tutte e due, a Carlo e ad Andrea. Ma tutte e due ti stanno aspettando. Sperano in un tuo momento di debolezza. Andrea è lontano e non oserebbe una parola. Ma tu sei qui per volontà di Carlo. E non so se incontrandolo troverai la forza di dirgli ancora una volta addio. Tu credi che Carlo mi abbia teso un tranello? Temo di sì. Notti fa ho avuto un incubo. No, non chiedermi quale. È troppo orribile, non potrei mai parlartene. Ma Carlo mi invocava. Aveva bisogno di me. E da allora è come se continuasse a farlo. Mi sono data della pazza, della visionaria, ma non è servito a niente. E se ti dicessi che è soprattutto per questo che sono venuta a Parma? E poi, quando lo incontrerò? So che non dovrò difendermi da lui. Non riesco più a vederlo con gli occhi di allora. Provo per lui, più che altro, una gran tenerezza, come per la nostra bambina. Già, è domenica. C'è la banda. Sono 3 settimane che Carlo non fa la solita passeggiata. Ma sento che oggi lo vedremo. Ci deve essere vento di grecale oggi. La musica sembra così vicina. Ci andrete in piazza? Perché no? Ogni tanto ti guardo in modo strano, eh? No. Non mi pare, Altezza. Perché? È che rivedo Camelli vicino a me. Ti dispiace? Se non odiassi i paroloni, vi direi... Non dire niente. Ci capiamo benissimo. I nostri gendarmi sono ciechi.
o non sanno leggere. Quel colonnello Bassetti. Bel capo della polizia. Possibile che nessuno intervenga per queste schifezze? Ormai hanno scritto tutto contro di me. Non gli resta che aumentare la grandezza. Una passeggiata come tutte le altre, sull'itinerario ormai classico, con la compagnia del solo ufficiale d'ordinanza, il tenente Bacinetti al posto del povero capitano Cameli e la scorta di due impacciati dragoni, in quel grigio pomeriggio domenicale del 26 marzo 1854. Nessun segnale, nessuna premonizione, mentre Carlo andava tranquillo incontro al suo destino. Davanti al caffè Ravazzoni oggi non c'è nessuno. Povero Cameli, la sua faccia quel giorno, quando ci entrammo insieme. Non vorrete riprovarci? Sta tranquillo, non voglio provocare nessuno. Memo Pianzola. Da un po' di tempo non lo si vede mai a palazzo. Troppi parenti in Piemonte. Ah, uno di questi giorni faremo un salto a Langhirano. Ward è preoccupato per i suoi cavalli. E si rivolge a voi? Certo. E di chi deve fidarsi? Credi che non mi sia devoto come prima? Lo rimpiangete, eh? Più tardi passa all'albergo della posta. La signora Smucker deve essere arrivata. Il suo colloquio con Pallavicino è fissato per domani. Devo dirle niente da parte vostra? Niente di particolare. Che il duca di Parma le dà il bentornato nella sua città. Ah, a proposito, quali sono i fiori più belli alla fine di marzo? Eccola lì, con la mia bambina. Non vorrete salire? Ormai non so più nemmeno io quello che voglio o che devo fare. Scendo a dirgli che dobbiamo parlargli. No, Rita, no! Che hai fatto? Canaglia! Mi ha ferito! Prendetelo, ha colpito il duca! Ma cosa sta succedendo? Coraggio, Altezza, coraggio! Carlo, portiamolo su, a casa! No, presto, chiama quella carrozza! Altezza, tra un minuto saremo a palazzo! Forza, Altezza! Su! Su, Altezza, coraggio! Carlo! Ce l'hanno fatta da vigliacchi. No, Rita. Gira la carrozza, ma piano, senza scosse. Carlo! Thank you.
L'inseguimento dei due zelanti dragoni continuò in mezzo a persone ignare o indifferenti, ma fu inutile, oltre che ridicolo. E nessuno diede loro un aiuto. Anzi. Hanno portato nella sua camera a palazzo. Lo stanno visitando l'archiatra Beninger e il chirurgo Gherardi. E quando potremo sapere? Ci sarà un bollettino medico. Mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, subito. La bambina non voleva smettere di piangere. Sembrava che... No, è stupido quello che stavo per dire. Che sentisse quello che era successo al padre. Perché è stupido? Se fossero stupide tutte le cose che non capiamo. La città sarà in subbuglio. No, tutt'altro. Come se tutti se l'aspettassero. Commenti a bassa voce, ma nessuno che si agiti, che protesti, che si sdegni per l'attentato o invochi la punizione del criminale. Perfino alla polizia, quando sono stata lì a consegnare la lima sporca di sangue, hanno guardato me come se fosse una scocciatrice e la lima come se non sapessero che farne. Vuoi dire che sono già sicuri che non troveranno mai quell'uomo? Ma lo cercheranno. Veramente. Aspetta. Il nome. Apri. Ehi, mi fate entrare? Perché vuoi entrare? Beh, oh bella, perché casa mia è in città. E ho voglia di andarmene a dormire. Un momento. Chi sei? Carra Antonio, tappezziere. Abito in Borgo dei Servi 19. Ma perché stasera tante storie? Il portoncino non lo chiudete mai? Ordini speciali per l'attentato al Duca. Hanno attentato al Duca? Ma questo è scemo, ci fa. Da dove vieni? Dalla Luna? Ma io non so niente. Sono stato tutto il giorno in campagna, vicino a Torre Chiara, a raccogliere questo po' di roba. Ma che cos'è successo al Duca? L'hanno ferito? Con una lima. Un uomo nascosto da un mantello. Poco dopo le 5, nella strada Santa Lucia. E non si sa niente? Di chi? No, dico, delle condizioni del Duca. È grave? Che Dio lo salvi, poveretto. Con una lima. Che carogne. E io non sono di quelli che gli si sdraiano ai piedi, lo sanno tutti. Ma ammazzare un cristiano così a tradimento, come parmigiano morirò dalla vergogna se quel mascalzone non sarà preso. Lo prenderemo. Certo. Spero di rivedere presto il Duca al Teatro Reale. Beh, io lavoro anche là e lui ci fa sempre delle improvvisate. Tappezziere Antonio Carra, di Borgo dei Servi. Ah, sono le 10. Beh, allora, buonanotte e buona guardia. Anzi, buona caccia.
La febbre è in lieve aumento. Ho sete. Nemmeno una goccia d'acqua. Sarebbe la cosa peggiore. Un fazzoletto umido passato sulle labbra. Sarà meglio riferire a Sua Altezza la duchessa. Vi accompagno. Quasi tutti gli elementi schedati o sospettabili sono stati già fermati e verranno sottoposti a interrogatorio. L'arma del delitto è opera indubbia di un artigiano locale, ma il colonnello Bassetti è propenso ad escludere che l'attentatore sia un cittadino o un suddito. E io gli do pienamente ragione. Allora? Le prospettive non sono molto buone. La ferita inferta nell'ingue dalla lima ha leso e slabbrato organi vitali. Condivido il parere del professor Gherardi, un intervento operatorio è da escludersi. Non c'è che confidare nella robusta costituzione del duca. E prima ancora nella bontà e nella volontà di Dio. Questo sempre. Invierò un altro corriere a Sua Maestà l'Imperatore. Un bollettino medico. L'ho già informato che non ci sono sintomi rivoluzionari per lo sfruttamento del crimine, ma che a buon conto tutte le truppe austriache sono in stato di allarme e fanno buona guardia. Tornerò più tardi. Gli avete chiesto il suo parere come rappresentante dello Stato protettore? Circa il problema dell'eventuale reggenza. Non ancora. E perché no? Eravamo d'accordo. Il duca ha parlato a Masini di un consiglio di reggenza fino alla maggiore età di Roberto. Un consiglio di reggenza? Ma non spetta alla duchessa la reggenza? Certo che spetta a lei. E non c'è alcun bisogno di misure straordinarie. Tutti ci auguriamo che il problema sia reso inesistente dalla guarigione del duca. Ma per ogni eventualità dobbiamo conoscere subito il parere del generale Jablonski. Vi dispiace? Se Dio non voglia il duca ci lasciasse, Soragna, Masini e quelli che la pensano come loro spariranno da questo palazzo. O almeno non vi conteranno più nulla. Fra poco farò un altro tentativo. Che tortura! Brucio! Sei un regalo di Mazzini. Già, io, il tiranno. Non parlate. Per la ferita. Quell'uomo. Non l'hanno arrestato. Bassetti è sulle sue tracce. Bassetti. Ci sono anch'io a cercarlo e lo prenderemo. La sua faccia era nascosta, ma mi è parso di averlo già visto. Sì, insieme al mio povero Camelli. Scusatemi,
Non sono ancora pronto al grande viaggio. Ci sarà tempo a prepararmi quando Dio mi farà capire che non merito la sua salvezza. Non è questione di merito. La bontà di Dio. Sono stanco. Cerca di riposare. Se ci fosse lei qui vicino a me. Appena uscita col bollettino medico. Dopo l'agitazione tormentosa della prima metà della notte, qualche calma è subentrata. E lo stato dell'illustre ferito ha dato segni di miglioramento. Il polso è più regolare, le emorragie intestinali non sono più comparse. Ma l'irritazione del peritoneo leso permane. E con essa la minaccia. E pensare che proprio noi due non gli possiamo stare vicini in questo momento. Chi è? Smucker. Andrea Smucker. Un momento. Ti ho cercata a Firenze e poi a Vallombrosa. Ah, come avete saputo? Dell'attentato al Duca ho saputo solo a Bologna, mentre la corriera cambiava i cavalli. Ero già diretto qui. Si è fatta più bella. So che stai soffrendo per lui, per Carlo. Ed è giusto che sia così. È giusto che tu preghi Dio con tutta te stessa perché lo salvi. Ma è proprio questo il momento in cui devi e puoi capire quello che senti. Strano, non ho più sete. Dio ti ringrazio. Era una tale tortura. Tu mi hai sempre detto la verità, fin dai tempi di Luca, quando mi insegnavi a tirare di spada. Dimmela anche adesso la verità. È finita.
Dio può tutto, Altezza. Ma le vostre condizioni sono molto gravi. Lo senti? È ridicolo. Un militare che fa il diplomatico. Il mio vecchio Masini. Non potevi certo insegnarmi a battermi contro una lima. Perché lo fate parlare tanto? Sono le ultime cose che posso dire. E le devo portare dentro. Ora la voglio anche da te, la verità. Ti sei informato all'albergo della posta. È come pensavate voi. È arrivato anche quell'Andrea Smucker. Ma da ieri non si è più allontanato da casa di Rita. E la finestra è rimasta accesa tutta la notte. Già, mi hanno vegliato insieme. Smucker ha raggiunto sua moglie stamattina. E credi che mi dispiace? Questo è il proclama dell'assunzione al trono di Roberto I, reggente la duchessa madre fino alla sua maggiore età. Il generale Jablonski lo ha già approvato. Sei pronto, Carlo? Sì, ora sono pronto all'ultimo viaggio. E so che Dio è un postiglione al quale posso affidarmi. Affidati alla sua bontà, che è infinita. Forse non sono stato un buon principe. E non certo un uomo da ammirare. Ma nemmeno un gran peccatore. L'elenco del nuovo gabinetto è significativo. Se non sbaglio, avete espresso più volte l'intenzione di ritirarvi da ogni attività pubblica. Ma io non parlavo solo per me. Masini. Forse non avete esaminato bene il documento. C'è già la mia firma. Carlo si è congedato con dignità dalla sua vita terrena. E il Signore lo accoglierà nella sua pace. Ora vuol dirvi addio.
Io ti ho perdonato. No. Non dirmi che non ne avevi bisogno. E anch'io ho bisogno del tuo perdono. E te lo chiedo. Forse se non avessimo fatto tanti errori, tutti e due. Ma ormai... Pensa, Roberto. Pensaci come madre, non come duchessa madre. Insegnagli a vivere come uomo, perché come principe non durerà molto. Chiamalo. Voglio dire addio anche a lui. Saprà. Pensa, Roberto, pensaci come madre, non come duchessa madre. Insegnagli a vivere come uomo, perché come principe non durerà molto. Durò solo 5 anni. La previsione paterna era giusta. Storicamente c'è dell'ironia nel fatto che proprio lui, unico sovrano dell'epoca a non firmare mai una condanna a morte, perisse per mano di un attentatore. Carr fu arrestato, interrogato e rilasciato con tante scuse. L'alibi funzionò. Poi egli pensò bene di andarsene in Sud America, dove morì. Se con la coscienza tranquilla o no, non sappiamo. Ma aveva agito per odio e vendetta personali? O era davvero un patriota che voleva abbattere un tiranno? E se era un sicario, chi aveva armato la sua mano? Intrighi di corte, di curia, dinastici, di politica interna ed estera, si può ipotizzare tutto. E ci sono prove per ogni ipotesi. Questo giallo della storia non sarà mai svelato, ma il tempo lo fa ancora brillare come il vecchio oro di un arazzo.
Un giallo della storia che è anche una grande storia d'amore. Perciò abbiamo voluto rievocarlo, quell'antico amore. Il silenzio ci ha già fatto troppo male. Cercavo di risparmiarti. Fin da quando mi hai nascosto la sua presenza a Madrid? Mi illudevo che tu la ignorassi. Se tu avessi avuto fiducia in me, ne avresti parlato subito. Non credevo che saremmo arrivati così presto al momento di accusarci e difenderci. Ma è colpa tua. Lui era il pericolo e noi ci saremmo difesi insieme. Tu hai creduto magari che io lo aspettassi. Emma. Dobbiamo fingere. Anche adesso. Ma siamo sempre stati sinceri. Anche a costo di torturarci. Come hai saputo? Ines era fuori. E uno sconosciuto ha portato un biglietto. Non sapevo che fosse suo, l'ho aperto. E l'ho strappato. E ho richiuso la porta in faccia a quell'uomo perché non tornasse. Ma è tornato. Due volte. Ma avevo avvertito Ines e gli altri biglietti sono stati respinti senza aprirli. Ma nel primo? Che cosa ti chiedeva? Ah sì, il pretesto era facile. Conoscere sua figlia. Non l'ha neppure nominata. Dovrei trovare la forza di ammazzarlo come un cane. Anche tu. Sono in tanti che vogliono farlo.
E un giorno o l'altro, forse ci riusciranno. Ma non t'accorgi di quanto gli sei ancora vicina? Sei dalla parte sua, sei ancora e sempre una cosa sua. Gli è bastato chiamarti e solo per un miracolo ti ha trovato la forza di non correre nel suo letto. Proprio mentre stavo per cadere nel tuo. Ti ringrazio di avermi parlato così. Abbiamo evitato l'ultimo errore. L'ultima finzione, vuoi dire? Abbiamo finto ritenendoci due esseri superiori. Non lo siamo, Andrea. Io l'angelo da salvare. E tu il protettore comprensivo e generoso, che si sacrifica. Sperando. Ti prego. Io l'ho incontrato. Tu? Sì, oggi. Durante la passeggiata con la bambina. Me lo sono visto davanti così. Si sta bene a Madrid. Avremmo dovuto fare la pace prima con Isabella II. Hai tanta voglia di scherzare? Scusa. Sei sicuro che la troveremo? Beh, quando esce con la carrozzina è sempre la sua passeggiata preferita. Ines, la cameriera, è ormai dalla parte nostra. Non avrà fatto capire niente a lui, a Smucker. Lo escludo, non le conviene. E poi che può aver capito anche lei? Che un uomo di cui non conosce il nome sta facendo di tutto per parlare alla sua padrona senza riuscirci. Il secondo biglietto me l'ha rimandato senza aprirlo. Se lei ha deciso di non incontrarvi... Ha paura. Sa che rivedendomi farebbe quello che voglio io. Quando parlate così ho paura anch'io. Un conto è togliervi il capriccio e ripartire. Non è un capriccio. E speravo che tu ormai fossi in grado di capirlo. Magnani è imbarazzatissimo. Lui deve solo far finta di non capire. E se è un buon diplomatico? Sì, ma questo benedetto pranzo in onore vostro deve darlo. Voi siete qui in incognito, per modo di dire. E come può non invitare Andrea Smucker e sua moglie? Meglio, la rivedrò comunque. Se lei verrà. Suo marito potrebbe imporglielo. Per salvarsi posto e carriera? No, perché lei gli provi che voi siete ormai un estraneo. Io non lo sarò mai per Emma. Né lei per me. Fermati all'albero. Aspettami qui. Vallombrosa col Canesse. Se vuoi la sua famiglia ti ospiterà per qualche tempo. Sta tranquillo. Comunque non mi vedranno a Firenze. Ti sono grato. Emma. Non lasciamoci come nemici. Dopotutto, per tanti anni... Da parte di Andrea.
e la procura per riscuotere 10.000 sterline alla maggiorità di Carlotta. Lui ha rinunciato a tutto a favore della bambina. Peccato che tu non possa riscuotere prima, risolveresti tutti i tuoi problemi. Se Andrea non avesse dovuto spedire la procura, non mi avrebbe neppure scritto. Solo da te avrei saputo che vi siete lasciati. Da parte sua, nessuna spiegazione. E non una parola contro di te. Hai voluto spedirmi per la seconda volta alla procura per il lascito e io non te la rimanderò più indietro. Al di sopra della tua generosità, malgrado tutto umiliante, e del mio orgoglio fosse puerile e mal riposto, c'è l'avvenire della bambina. Un giorno, anche se quel giorno è molto lontano, lei non avrà bisogno di nessuno. Quando lei sorride nel sonno, ignara di tutto, io penso con angoscia che anche lei dovrà conoscere il male, il sudiciume del mondo. Che cosa mi chiederà? Che cosa potrò e dovrò dirle? Qui le donne della vecchia fattoria Vernaldi non mi lasciano andar via. Mi vogliono bene fin da piccola. Mi ammetterebbero solo che io tornassi a casa a Firenze, cosa che io non farò mai dopo l'accoglienza ricevuta arrivando da Madrid. Credo di averti detto tutto. E ti ringrazio ancora per... Tavigliacchi! No, Rita. Gira la carrozza, ma piano, senza scosse. Carlo! L'inseguimento dei due zelanti dragoni continuò in mezzo a persone ignare o indifferenti, ma fu inutile, oltre che ridicolo. E nessuno diede loro un aiuto. Anzi. Hanno portato nella sua camera a palazzo. Lo stanno visitando l'archiatra Beninger e il chirurgo Gherardi. E quando potremo sapere? Ci sarà un bollettino medico. Mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, subito. La bambina non voleva smettere di piangere. Sembrava che... No, è stupido quello che stavo per dire. Che sentisse quello che era successo al padre. Perché è stupido? Se fossero stupide tutte le cose che non capiamo. La città sarà in subbuglio. No, tutt'altro. Come se tutti se l'aspettassero.
Commenti a bassa voce, ma nessuno che si agiti, che protesti, che si sdegni per l'attentato o invochi la punizione del criminale. Non è più possibile continuare con lui così. Sei tu. Quando sei arrivata? Mezz'ora fa. Mi aspettavi? Andrea mi ha scritto della vostra rottura. Prevedibile, direi. Addirittura inevitabile. Una famiglia su certe basi. Papà. Lascia stare. Siediti. Non sono in vena di polemiche e tantomeno di tenerezze. Tu ignori tante cose. Credi? Forse so anche troppo e non ti farà piacere. La bambina? È di là, con la vecchia Teresa. Vuoi vederla? Dopo, semmai dopo. Dobbiamo parlare, noi due. Volevo sistemarmi con la bambina nella mia vecchia casa. Ce l'hanno fatta! Da vigliacchi! No, Rita. Gira la carrozza, ma piano, senza scosse. Carlo! L'inseguimento dei due zelanti dragoni continuò in mezzo a persone ignare o indifferenti, ma fu inutile, oltre che ridicolo. E nessuno diede loro un aiuto. Anzi. Thank you.
hanno portato nella sua camera, a palazzo. Lo stanno visitando l'archiatra Beninger e il chirurgo Gherardi. E quando potremo sapere? Ci sarà un bollettino medico. Mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, subito. La bambina non voleva smettere di piangere. Sembrava che... No, è stupido quello che stavo per dire. Che sentisse quello che era successo al padre. Perché è stupido? Se fossero stupide tutte le cose che non capiamo. La città sarà in subbuglio. No, tutta... La febbre è in lieve aumento. Ho sete. Nemmeno una goccia d'acqua. Sarebbe la cosa peggiore. Un fazzoletto umido passato sulle labbra. Sarà meglio riferire a Sua Altezza la duchessa. Vi accompagno. Quasi tutti gli elementi schedati o sospettabili sono stati già fermati e verranno sottoposti a interrogatorio. L'arma del delitto è opera indubbia di un artigiano locale, ma il colonnello Bassetti è propenso ad escludere che l'attentatore sia un cittadino o un suddito. E io gli do pienamente ragione. Allora? Le prospettive non sono molto buone. La ferita inferta nell'ingue dalla lima ha leso e slabbrato organi vitali. Condivido il parere del professor Gherardi, un intervento operatorio è da escludersi. Non c'è che confidare nella robusta costituzione del duca. E prima ancora nella bontà e nella volontà di Dio. Questo sempre. Invierò un altro corriere a Sua Maestà l'Imperatore. Con bollettino medico. L'ho già informato che non ci sono sintomi rivoluzionari per lo sfruttamento del crimine, ma che a buon conto tutte le truppe austriache sono in stato di allarme e fanno buona guardia. Tornerò più tardi. Gli avete chiesto il suo parere come rappresentante dello Stato protettore? Circa il problema dell'eventuale reggenza. Non ancora. E perché no? Eravamo d'accordo. Il duca ha parlato a Masini di un consiglio di reggenza fino alla maggiore età di Roberto. Un consiglio di reggenza? Ma non spetta alla duchessa la reggenza? Certo che spetta a lei. E non c'è alcun bisogno di misure straordinarie. Tutti ci auguriamo che il problema sia reso inesistente dalla guarigione del duca. Ma per ogni eventualità dobbiamo conoscere subito il parere del generale Jablonski. Vi dispiace? Se Dio non voglia il duca ci lasciasse, Soragna, Masini e quelli che la pensano come loro spariranno da questo palazzo. O almeno non vi conteranno più nulla. Sono ignare o indifferenti, ma fu inutile, oltre che ridicolo. E nessuno diede loro un aiuto. Anzi. Hanno portato nella sua camera, a palazzo. Lo stanno visitando l'archiatra Beninger e il chirurgo Gherardi. E quando potremo sapere? Ci sarà un bollettino medico.
E mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, subito. La bambina non voleva smettere di piangere. Sembrava che... No, è stupido quello che stavo per dire. Che sentisse quello che era successo al padre. Perché è stupido? Se fossero stupide tutte le cose che non capiamo. La città sarà in subbuglio. No, tutt'altro. Come se tutti se l'aspettassero. Commenti a bassa voce, ma nessuno che si agiti, che protesti, che si sdegni per l'attentato o invochi la punizione del criminale. Perfino alla polizia, quando sono stata lì a consegnare la lima sporca di sangue, hanno guardato me come se fosse una scocciatrice e la lima come se non sapessero che farne. Vuoi dire che sono già sicuri che non troveranno mai quell'uomo? Ma lo cercheranno, veramente. Aspetta, il lume. Ehi, mi fate entrare? Perché vuoi entrare? Oh bella, perché casa mia è in città. E ho voglia di andarmene a dormire. Dragoni. In quel grigio pomeriggio domenicale del 26 marzo 1854. Nessun segnale, nessuna premonizione. Mentre Carlo andava tranquillo incontro al suo destino. Davanti al caffè Ravazzoni oggi non c'è nessuno. Povero Camelli. La sua faccia quel giorno, quando ci entrammo insieme. Non vorrete riprovarci? Sta tranquillo. Non voglio provocare nessuno. Memo Pianzola. Da un po' di tempo non lo si vede mai a palazzo. Troppi parenti in Piemonte. Ah, uno di questi giorni faremo un salto a Langhirano. Ward è preoccupato per i suoi cavalli. E si rivolge a voi? Certo. E di chi deve fidarsi? Credi che non mi sia devoto come prima? Lo rimpiangete, eh? Più tardi passa all'albergo della posta. La signora Smucker deve essere arrivata. Il suo colloquio con Pallavicino è fissato per domani. Devo dirle niente da parte vostra? Niente di particolare. Che il duca di Parma le dà il bentornato nella sua città. Ah, a proposito, quali sono i fiori più belli alla fine di marzo? Eccola lì, con la mia bambina. Non vorrete salire? Ormai non so più nemmeno io quello che voglio, che devo fare. Scendo a dirgli che dobbiamo parlargli. No, Rita, no!
questo? Ci sarà tempo a prepararmi. Quando Dio mi farà capire che non merito la sua salvezza. Non è questione di merito. La bontà di Dio. Sono stanco. Cerca di riposare. Se ci fosse lei qui vicino a me, appena uscita col bollettino medico. Dopo l'agitazione tormentosa della prima metà della notte, qualche calma è subentrata. E lo stato dell'illustre ferito ha dato segni di miglioramento. Il polso è più regolare, le emorragie intestinali non sono più comparse. Ma l'irritazione del peritoneo leso permane. E con essa la minaccia. E pensare che proprio noi due non gli possiamo stare vicini in questo momento. Chi è? Smucker. Andrea Smucker. Un momento. Ti ho cercata a Firenze e poi a Vallombrosa. Ah, come avete saputo? Dell'attentato al Duca ho saputo solo a Bologna, mentre la corriera cambiava i cavalli. Ero già diretto qui. Si è fatta più bella. Tutto a favore della bambina. Peccato che tu non possa riscuotere prima, risolveresti tutti i tuoi problemi. Se Andrea non avesse dovuto spedire la procura, non mi avrebbe neppure scritto. Solo da te avrei saputo che vi siete lasciati. Da parte sua, nessuna spiegazione. E non una parola contro di te. Hai voluto spedirmi per la seconda volta alla procura per il lascito e io non te la rimanderò più indietro. Al di sopra della tua generosità, malgrado tutto umiliante, e del mio orgoglio fosse puerile e mal riposto, c'è l'avvenire della bambina. Un giorno, anche se quel giorno è molto lontano, lei non avrà bisogno di nessuno. Quando lei sorride nel sonno, ignara di tutto, io penso con angoscia che anche lei dovrà conoscere il male, il sudiciume del mondo. Che cosa mi chiederà? Che cosa potrò e dovrò dirle? Qui le donne della vecchia fattoria Vernaldi non mi lasciano andar via. Mi vogliono bene fin da piccola. Mi metterebbero solo che io tornassi a casa a Firenze, cosa che io non farò mai. Dopo l'accoglienza ricevuta arrivando da Madrid. Credo di averti detto tutto.
E ti ringrazio ancora per Carlotta. Amichevolmente. Emma. Vi aspetto più tardi a palazzo. Era il migliore degli amici. Anche le mie più sincere. E anch'io non mi rassegnerò mai a questa perdita. L'amicizia mi legava al povero Enrico. Vi avrei chiesto udienza domani per ossequiarvi, prima del mio imminente rientro in sede. Ah, tornate a Madrid. Ho inoltrato al ministro Pallavicino la domanda di trasferimento del mio addetto Andrea Smucker. E il motivo? Forse a causa del clima, per la famiglia. Sua moglie è tornata in Italia con la bambina. Almeno così suppongo, perché lui chiaramente non ha voluto parlarmene. Non escluderei uno screzio grave o addirittura una separazione. Lei è una Vernaldi di Firenze. Sarà certo tornata a casa sua. Questo davvero non lo so, è probabile. E dove vorrebbe essere trasferito Smucker? A Napoli. E non ha chiarito il perché? No. E in ogni caso Pallavicino mi è sembrato molto dubbioso quando gliel'ho riferito. Sì, Altezza. Ritengo la destinazione di Andrea Smucker a Napoli del tutto inopportuna. Il mistero più o meno trasparente che avvolge la sua nascita ha avuto origine proprio laggiù. E la sua presenza ravviverebbe ricordi e pettegolezzi, meglio evitare. E dove lo mandereste? A Torino. Ma non c'è alcun motivo per trasferirlo subito. Nemmeno per lui. Non me ne vorrete se mi comporterò da cortigiano intelligente che risponde anche alle domande che non gli vengono fatte. Dite pure tutto. Andrea Smucker e sua moglie si sono separati. Lei è tornata a Firenze, ma Vernaldi deve essersi rifiutato di tenersela in casa perché lei se n'è andata a vivere in una fattoria a Vallombrosa. Alpi, il mio collega presso il Granduca, ha tentato di saperne di più, ma Vernaldi ha chiuso subito il discorso con una frase banalmente retorica, ma inequivocabile. Non ho più figlia. E a questo punto, ogni supposizione... Non mi interessa. Vorrei che Emma Vernaldi fosse lasciata in pace. Io mi sono impegnato a farlo. E mi dispiace soltanto di non poterla aiutare a raggiungere un minimo di serenità. Io ne sono convinto. Meglio così. E lo è anche la duchessa. Ah, trattate insieme i miei affari per... La febbre è in lieve aumento. Ho sete. Nemmeno una goccia d'acqua. Sarebbe la cosa peggiore. Un fazzoletto umido passato sulle labbra. Sarà meglio riferire a Sua Altezza la duchessa. Vi accompagno. Quasi tutti gli elementi schedati o sospettabili sono stati già fermati e verranno sottoposti a interrogatorio. L'arma del delitto è opera indubbia di un artigiano locale, ma il colonnello Bassetti è propenso ad escludere che l'attentatore sia un cittadino o un suddito. E io gli do pienamente ragione.
Allora? Le prospettive non sono molto buone. La ferita inferta nell'ingue dalla lima ha leso e slabbrato organi vitali. Condivido il parere del professor Gherardi, un intervento operatorio è da escludersi. Non c'è che confidare nella robusta costituzione del duca. E prima ancora nella bontà e nella volontà di Dio. Questo sempre. Invierò un altro corriere a Sua Maestà l'Imperatore, con bollettino medico. L'ho già informato che non ci sono sintomi rivoluzionari per lo sfruttamento del crimine, ma che a buon conto tutte le truppe austriache sono in stato di allarme e fanno buona guardia. Tornerò più tardi. Gli avete chiesto il suo parere come rappresentante dello Stato protettore circa il problema dell'eventuale reggenza? Non ancora. E perché no? Eravamo d'accordo. Il duca ha parlato a Masini di un consiglio di reggenza fino alla maggiore età di Roberto. Un consiglio di reggenza? Ma non spetta alla duchessa la reggenza? Certo che spetta a lei. E non c'è alcun bisogno di misure straordinarie. Tutti ci auguriamo che il problema sia reso inesistente dalla guarigione del duca. Ma per ogni eventualità dobbiamo conoscere subito il parere del generale Jablonski. Vi dispiace? Se Dio non voglia il duca ci lasciasse, Soragna, Masini e quelli che la pensano come loro spariranno da questo palazzo. O almeno non vi conteranno più nulla. Ci sono anch'io a cercarlo. E lo prenderemo. La sua faccia... era nascosta. Ma mi è parso... di averlo già visto. Sì. Insieme... al mio... povero Cameli. Scusatemi, non sono ancora pronto al grande viaggio. Ci sarà tempo a prepararmi quando Dio mi farà capire che non merito la sua salvezza. Non è questione di merito. La bontà di Dio. Sono stanco. Cerca di riposare. Se ci fosse lei, qui, vicino a me, la mia Emma. Ecco, è appena uscita col bollettino medico. Dopo l'agitazione tormentosa della prima metà della notte, qualche calma è subentrata. E lo stato dell'illustre ferito ha dato segni di miglioramento. Il polso è più regolare, le emorragie intestinali non sono più comparse.
Questo è il proclama dell'assunzione al trono di Roberto I, reggente la duchessa madre fino alla sua maggiore età. Il generale Jablonski lo ha già approvato. Sei pronto, Carlo? Sì, ora sono pronto all'ultimo viaggio. E so che Dio è un postiglione al quale posso affidarmi. Affidati alla sua bontà, che è infinita. Forse non sono stato un buon principe. E non certo un uomo da ammirare. Ma nemmeno un gran peccatore. L'elenco del nuovo gabinetto è significativo. Se non sbaglio, avete espresso più volte l'intenzione di ritirarvi da ogni attività pubblica. Ma io non parlavo solo per me. Masini. Forse non avete esaminato bene il documento. C'è già la mia firma. Carlo si è congedato con dignità dalla sua vita terrena e il Signore lo accoglierà nella sua pace. Ora vuol dirvi addio. Non è più possibile continuare con lui così. Sei tu. Quando sei arrivata? Mezz'ora fa. Mi aspettavi? Andrea mi ha scritto della vostra rottura. Prevedibile, direi. Addirittura inevitabile. Una famiglia su certe basi. Papà. Lascia stare. Siediti. Non sono in vena di polemiche e tantomeno di tenerezze. Tu ignori tante cose. Credi? Forse so anche troppo e non ti farà piacere. La bambina? È di là, con la vecchia Teresa. Vuoi vederla? Dopo, semmai dopo. Dobbiamo parlare, noi due. Volevo sistemarmi con la bambina nella mia vecchia camera, ma non c'ho più nemmeno il letto. L'ho regalato. A chi serviva? La camera della povera mamma è chiusa a chiave. Nessuno la riaprirà, stanne certa. Papà. No, no.
Non è per sottrarmi alla tortura del rimpianto, no. I ricordi amari, meglio cancellarli. Ti stupisce di sentirmi parlare così? Ragazza mia, questo è un colloquio decisivo e non ci saranno più equivoci in avvenire. Può darsi che io non fossi l'uomo giusto per tua madre, ma una moglie non ha bisogno di gettare il ridicolo sul marito quando ha voglia di tradirlo. Un pettegolezzo. Io torno per qualche tempo a Firenze con la bambina, perché mio padre è rimasto solo e ha bisogno di me. Ti scriverò regolarmente. Questa spiegazione sarà accettata. E poi ti farai trasferire in un'altra sede, dove io non ti raggiungerò. Ma nessuno ne chiederà il perché. D'accordo? Emma. No, Andrea. Non diciamo più niente. In questo momento dobbiamo ricordarlo senza vergognarci di noi stessi. Ma la cavalleria non deve attaccare per prima. No, attacca nel momento più opportuno della battaglia. E se riesce a farlo di sorpresa, ottiene l'effetto maggiore. Vedi? Io la tengo qui all'ala, in riserva mobile. Aspetto che la fanteria abbia impegnato totalmente il nemico e all'improvviso... Caricate! E adesso ti farò una domanda difficile, per accertare a che punto siamo con le nostre lezioni di arte militare. Se la tua risposta è giusta, sei promosso da alfiere a tenente dei dragoni. A capitano. A capitano. Ma rifletti prima di rispondere, eh? Qual è la cosa essenziale che un comandante di cavalleria deve valutare prima di caricare? Il terreno, papà. Il terreno che lo separa dal nemico. Sei promosso sul campo. A capitano. A capitano. Se va in guerra, papà, anche tu sarai promosso sul campo. Lo spero, ragazzo mio. Perché il duca di Parma saprà fare il suo dovere. E tu, come mio figlio e mio erede, sarai il primo ad esserne orgoglioso. E chi ti promuoverà? L'imperatore, Sua Maestà Francesco Giuseppe. Le trombe squilleranno. Lui apparirà sul suo cavallo bianco. Che cosa c'è? Anche la mia è una lezione da non disturbare. Mi dispiace, è una brutta notizia. Il capitano Camelia...